Vi ho caricato online la seconda esercitazione. Allora, l'obiettivo di oggi è intanto vedere la soluzione dell'esercitazione scorsa, quindi vedere come si doveva fare e quali erano i punti critici che vogliamo eliminare. E dopodiché, una volta completata la soluzione e eventualmente risolto i dubbi che avete, passiamo a leggere il testo della seconda esercitazione e sarebbe mia intenzione darvi la possibilità di provare a risolverla da soli con noi presenti a fare assistenza, quindi noi giriamo fra i banchi se avete problemi, di darvi tutto il tempo che rimane fino a fine lezione, dopodiché io vi carico la soluzione online e la discutiamo la volta prossima, ok? Quindi per la prima volta provare a prendere un problema e affrontarlo da soli. Vedrete che in realtà avete già affrontato un problema del tutto simile con il professore, quindi è per quello che vi lascio da soli, no? In un certo senso, perché dovreste avere tutte le conoscenze necessarie ad affrontarlo. Ora, prima di partire con l'esercitazione nuova, proviamo a vedere l'esercitazione vecchia, quella che vi avevo detto di provare magari a fare a casa, vediamo la soluzione che vi ho caricato in linea come è fatta, e vediamo quali sono i punti critici, diciamo, quei punti che vorremmo evitare a tutti i costi di avere in una soluzione, ok? Motivo per cui non si lavorerà mai più in questo modo, ma si lavorerà poi con il pattern di programmazione Model View Controller, ok? Però prima di capire come ci si arriva, è utile provare a lavorare una volta senza e vedere che le cose non funzionano bene. Ok, allora, ci eravamo lasciati con questa parte qua, a meno di alcune istruzioni che adesso poi vi spiego, ci eravamo lasciati con l'idea di avere una serie di variabili in cui memorizzavamo nome utente, titolo e corpo del messaggio, e poi avevamo provato a fare la verifica che questi parametri fossero diversi da null. Se erano diversi da null significava che il form era stato visualizzato dall'utente, aveva selezionato invia, indipendentemente dal fatto che avesse o meno compilato i campi, e avevamo provato a vedere come cambiavano le variabili, il contenuto delle variabili in funzione di quello che veniva scritto nei campi. Quindi se non scrivo niente verrà virgolette virgolette, se scrivo qualcosa otteniamo il valore del campo. Se il form viene caricato la prima volta avremo null, ok? Questo era il riassunto della volta scorsa. Ora vediamo velocemente come si risolve il problema. Noi dovevamo essenzialmente verificare che il form fosse stato compilato, o meglio, che l'utente avesse cliccato su invia. Questo per distinguere se visualizzare il form pulito oppure se partire a fare i controlli. Ammesso di dover partire a fare i controlli, le cose che dovevamo controllare erano, riprendiamo un secondo velocissimo il testo diceva: il messaggio deve avere un titolo lungo al massimo 60 caratteri e un corpo lungo al massimo 150 parole, che erano le due cose che dovevamo verificare, in più dovevamo verificare che fosse presente il nome utente. Ok? Quindi quando noi ci accorgiamo che è stato compilato il form, quindi l'utente ha cliccato su invia, ovvero quando abbiamo quei tre parametri della richiesta che non sono null, ma saranno nel caso peggiore virgolette virgolette, dobbiamo partire a controllare i valori e verificare che ci sia il nome utente, che ci sia il titolo e sia minore, più corto, diciamo, di 60 caratteri, che ci sia il corpo del messaggio. Ecco che allora, dove facciamo queste cose? Lo facciamo in una scriptlet. Lo facciamo in una scriptlet che è quella che prosegue sotto l'if, dove ci eravamo fermati la volta scorsa, e in particolare vedremo che questa scriptlet è fatta in un modo un po' strano, perché una delle richieste che erano fatte esplicitamente nel testo era quella di segnalare l'errore avvenuto nella posizione in cui è avvenuto, quindi di fianco al campo sbagliato andare a segnare che c'è un errore e qual è l'errore. Quindi inizieremo a inframmezzare un pochettino di codice Java, server pages, Java essenzialmente, e un po' di codice HTML. E questo si chiama lavorare con una, scrivendo delle scriptlet. Le scriptlet sono i pezzettini di codice Java inframmezzati al codice HTML, e vedremo, a un certo punto vedrete un commento con scritto spaghetti code, e poi vi spiego che cos'è. Lo spaghetti code descrive tutte quelle situazioni in cui a un certo punto inizio a avere pezzi di codice più o meno ridondante che si ripetono in vari posti della stessa pagina. Ok?
Adesso vediamo che succede, poi vi spiego perché non va bene. Allora, ripartiamo da dove eravamo arrivati. Avevamo i tre parametri. Io qui ho aggiunto ancora due variabili che ci servono. Una, vedete questa string words, aperta quadra, chiusa quadra, quello è un vettore di stringhe, e mi serve per memorizzare al suo interno le parole del corpo del messaggio, ok? In realtà io non farò nulla con quelle parole, l'unica cosa che mi interessa è sapere quanto è lungo, ok? Perché se io so quanto è lungo il vettore delle parole del messaggio, posso contare le parole e quindi posso verificare che siano minore o uguale a 150, ok? Ecco perché ho bisogno di questa variabile che è un array di stringhe. Inizialmente è null perché non è qua che lo inizializzo, ok? Qui l'ho solo dichiarato. È pronto, presente, lo utilizzerò più avanti. Poi c'è ancora una variabile e questa qua fa già parte del nostro spaghetti code, vi faccio vedere poi dove occorre. Questo qua è un flag, ci serve semplicemente per ricordarci se c'è un errore, quindi sono arrivati i parametri ma alcuno dei vincoli, indipendentemente da qual è, non è stato rispettato, ok, quindi magari il titolo non è a posto piuttosto che il corpo del messaggio non è a posto, oppure non ci sono errori, quindi va tutto bene, devo fare la preview, ok? Questo qua è il classico flag, tutto a posto oppure qualcosa di non va. Parto con l'ipotesi che ci sia qualcosa che non va, vedete che metto error uguale a true, ok? Dopodiché, se questo qualcosa che non va non c'è, correggerò il flag e lo metterò a false, altrimenti lo lascio stare. Allora, partiamo subito con una considerazione. Che cosa succede al primo caricamento? Abbiamo detto al primo caricamento arrivano tutti null, ok? Perché il form deve essere ancora presentato la prima volta. Quindi saltiamo l'if e vediamo dopo cosa succede. Ok? Quindi saltiamo l'if e finiamo qua giù nella soluzione, ok? Subito dopo quel bel commento che dice spaghetti code, attenzione. Quando arriviamo qua, io vi ho aggiunto una verifica che dice c'è stato un errore. Allora, se c'è stato un errore devo visualizzare l'errore dove, nel punto in cui è accaduto, ma se non c'è stato devo semplicemente visualizzare il form. Ci ricordiamo che la pagina aveva queste due funzioni, no? Se vado a visualizzare un form, devo decidere se devo visualizzare l'errore di fianco ai campi oppure no. In questo caso dico se c'è un errore, ok, se c'è un errore vuol dire che non sono neanche andato in anteprima. Errore vuol dire nessun campo oppure campi ma sbagliati in qualche modo. Quindi se c'è un errore devo visualizzare il form. Vedete che subito dopo la graffa dell'if si chiude il tag scripted e partono una serie di tag HTML. Tutti questi vengono eseguiti solamente se è valido l'if. Ok? Quindi questa qua è un modo di lavorare che ci è comodo quando dobbiamo scrivere tanti pezzi di HTML, piuttosto che fare out.println e fare l'escape di tutti i caratteri, eccetera, eccetera. Interrompiamo la scriptlet, iniziamo a scrivere HTML e poi la riapriamo quando dobbiamo continuare l'esecuzione Java, in un certo senso. Quindi vedete qua, ad esempio, che c'è una chiusa graffa all'interno di un pezzettino di scriptlet. Quindi quando mi serve poi chiudere i blocchi dell'if, riaprirò la scriptlet, ok? Per cui non spaventatevi se vedete minore percento maggiore tante volte, è semplicemente perché si apre e si chiude la scriptlet a seconda della convenienza, ok? Quindi se ho da eseguire un grosso blocco che scrive HTML, cosa farò? Apro la graffa, fermo la scriptlet, quindi faccio percento maggiore, scrivo tutta l'HTML che deve essere visualizzato in corrispondenza di quel blocco if, e dopodiché riapro per andare a scrivere l'identificativo di fine blocco, che è ad esempio la chiusa graffa. Ok? È chiaro? Perché qui ne troverete tanti, allora è importante capire perché ci sono questi inframezzi diversi. Allora, se errore, siamo la prima volta, stiamo entrando la prima volta, c'è errore, per forza, perché non avrò sicuramente i campi compilati dall'utente. Allora entro dentro, visualizzo il form. Quindi vedete qua si ferma la script, inizia a stampare sull'output il form, esattamente quello della volta scorsa. Quando arrivo a stampare il campo di testo,
Il testo ci diceva, se la prima volta lo scrivi vuoto, se ritorni dopo un errore, possibilmente compilalo con quello che aveva scritto l'utente precedentemente, ok? Ecco che allora, qua dentro al campo di testo, vedete che c'è un attributo in più value, che è il valore che comparirà scritto, ok? E c'è questo pezzo di codice un po' criptico, questo qui, che cosa fa questo qua? Dice, se username è diverso da null, quindi se sto arrivando qua, sto visualizzando il form, ma non la prima volta, ma una volta successiva, quindi è arrivato qualcosa, al limite virgolette virgolette, ma qualcosa è arrivato, compilo con quello che era arrivato. Come? Dico, se è diverso da null, punto interrogativo è il se, ok? Primo parametro, cosa succede se è vero? Secondo, cosa succede se è falso? Quindi, se username è diverso da null, scrivo username, altrimenti scrivo virgolette virgolette, ok? Quindi qua il risultato dice, se arrivo a scrivere il form e il mio campo username è stato in qualche modo riempito, ad esempio con uno spazio vuoto oppure con una lettera o con qualcosa, riscrivo il suo valore dentro il campo del form che sto ricreando. Altrimenti, se la prima volta non devo compilare nulla, quindi sarà null, in quel caso lì metto niente. Il valore sarà vuoto, ok? Quindi questa istruzione non fa nient'altro che fare il punto facoltativo. Vedrete che è ripetuto in ogni campo del form. Quindi in ogni campo del form vado a controllare il parametro null, se null sì è la prima volta, allora non autocompilo, se no autocompilo, ok? Ok, c'era... tutto a posto? Sì, sì. Ah, ok. Vedete bene o devo ingrandire ancora il carattere? Perché... ok. Ah, saltiamo un attimo questa parte qui, vi faccio vedere semplicemente che il meccanismo si ripete. Guardate qua sotto, stessa cosa per il titolo, ok? Identico. Quindi se il titolo è diverso da null, autocompilo il titolo, altrimenti metto virgolette virgolette, ok? Quindi questo qua è proprio un modo che è comune di risolvere il problema, che è comune a tutti i campi. Troverete in tutte le volte in cui c'è un input, andrete a trovare questa soluzione, ok? Altra cosa da fare, avevamo detto, era segnare l'errore in corrispondenza del campo in cui è avvenuto. Di nuovo, sono nel caso in cui debbo gestire il fatto che sia la prima volta che scrivo il form o no. E infatti vedete anche qua che c'è di nuovo questo diverso da null. Dice, se lo username è diverso da null, quindi non è la prima volta, ma sono arrivato qua e potenzialmente c'è un errore, allora dirò, se lo username è diverso da null, e qual è l'errore possibile su username? Che non sia stato riempito, ok? Quindi, e username is empty, è vuoto, allora visualizzo l'errore, altrimenti ignoro, ok? Quindi, questa parte di pagina, che è quella che crea il form, ha sostanzialmente dei pezzi di codice che hanno lo scopo di verificare se i parametri ci sono, e se ci sono scrivere l'errore. Ok, ora, capita la struttura, vi chiedo di fare un salto pindarico all'indietro, andiamo a vedere la parte che fa la verifica vera e propria, ok? Così quando torniamo qua sappiamo come funziona il tutto, perché qui vi mancano dei pezzi, mi interessava solo farvi capire il meccanismo, no? Quindi il meccanismo della seconda parte è, se ho dei parametri, controllo se ci sono errori, se non li ho, scrivo il form esattamente come lo scrivevo prima, è solo un po' più complicato. Allora, andiamo su invece nella parte che si occupa di controllare se il messaggio va bene, se va bene fa la preview. Quindi ritorniamo subito dopo il nostro if e partiamo. Allora, la prima cosa che si fa una volta appurata che ci sono dei parametri e quindi dobbiamo controllare se vanno bene o no, è prendere il testo del messaggio e andare a calcolare quante parole ha. Come faccio? Lo faccio seguendo il consiglio che diceva, posso calcolare quante parole ha il testo del messaggio contando il numero di spazi che ci sono all'interno del messaggio, ok? Perché ogni parola è separata da uno spazio. Ecco che allora io dico che prendo il corpo del messaggio, message body, e faccio lo split, quindi divido quel corpo sul carattere di spaziatura, barra barra S significa qualunque carattere di spazio,
ok? Sia che sia spazio, sia che sia un invio, sia che sia un tab, qualunque carattere di spaziatura. Questa operazione di split, come risultato, mi ritorna un array, quello che ci eravamo preparati prima, ok? Un array di stringhe. Ogni voce di questo array contiene una parola. A me non interessa sapere che parola contiene, mi interessa solo sapere quanto è lungo, in modo da poter capire se ci sono più di 150 parole o no. Allora, se voglio vedere se il mio messaggio è corretto e quindi posso fare la preview, che cosa faccio? Parto a sprombattuto e controllo tutte le condizioni. Qua sono in condizioni di farlo, ok? Quindi, primo campo che metteva il nostro utente era lo username e l'unico vincolo è che non sia vuoto. Quindi parte e dico, se non è empty, quindi se non username.isempty, isempty ritorna true o false, true se non c'è niente all'interno di username, quindi se è uguale a virgolette e virgolette, ok? Se lo nego, mi ritornerà true se c'è qualcosa, ok? Quindi, se c'è qualcosa, prima condizione superata, seconda condizione era sul titolo, il titolo deve essere non vuoto e al massimo di 60 caratteri. E vedete che infatti è not title is empty, non vuoto, e contemporaneamente, questa qua è una end logica, la lunghezza del titolo, title.length, vedete length è la funzione delle stringhe che mi dice quanto è lunga una stringa, è minore o uguale a 60 caratteri. Seconda condizione. Ultima condizione da verificare era che il corpo del messaggio non fosse vuoto e non fosse più lungo di 150 parole. Quindi avrò message body is empty, negato, ok, not message body is empty, uguale a tutti gli altri, e contemporaneamente la lunghezza del vettore delle parole che ho creato prima, ok, quindi vedete la sottigliezza qua, non misuro la lunghezza della stringa, ma la lunghezza del vettore delle parole, è minore o uguale a 150. Se passo tutti questi tre control contemporaneamente, ecco perché qua ci sono tutte end logici e mai degli or, se tutti questi tre controlli sono passati in contemporanea, il messaggio è valido. Quindi che cosa faccio? Lo stampo. Devo fare la preview. Devo fare la preview ricordandomi di aggiungere la data. Vi ricordate che una delle voci era aggiungere la data automaticamente. Quindi che cosa faccio? Va bene. È tutto a posto. Allora posso dire non ci sono più errori. Sposto il flag di errore a falso. Era true, lo metto a false. Dopodiché inizio a stampare la preview. La preview sarà semplicemente il messaggio riscritto sotto forma di testo. Quindi parto in testazione e metto all'interno il titolo del messaggio. Vedete che ho usato, questo è uno shortcut, minore per cento uguale. Equivale a scrivere out.println, ok? Se io scrivo minore per cento uguale, stampo un valore. In questo caso qua sto stampando il valore della variabile title, ok? Quindi avrò scritto un H2 con all'interno il titolo che, del messaggio che mi aveva scritto l'utente all'interno dei campi. Poi, H6 è un titolo di importanza minore, ok? Vado a scrivere la data e il nome utente. La data come faccio a scriverla? Beh, la leggo dal server. Come la leggo? La leggo generando un nuovo oggetto date, vedete questo new date qua. Ok, new date legge la data e crea un oggetto date, la data corrente in questo esatto istante, ok? Quindi avrò la data, ore, minuti, secondi, giorno, anno, eccetera, eccetera. Ovviamente non la posso stampare così com'è, ma dovrò decidere di visualizzarla in un modo furbo. Ecco che allora prima trovate questo simple date format. Il simple date format non è nient'altro che un oggetto Java che si occupa di prendere un oggetto date e scrivere una stringa che lo rappresenta. Secondo una serie di istruzioni. La serie di istruzioni che le stiamo dando è scrivi la data come giorno, su due cifre, trattino mese, in lettere, trattino anno, su quattro cifre, spazio, ora, su 24 ore, H maiuscolo è l'ora da 0 a 24, da 0 a 23, due punti, minuti. Ok? Quindi questa qua su è la ricetta su come formattare la data correttamente.
avendo la data e la ricetta, quello che posso fare è creare la stringa che la rappresenta. Come? Dicendo al format, al formatter, che è questo simple date format, df.format new date. Ok? Quindi leggi la data, traducila secondo quel formato e scrivila in una stringa. Una volta che ce l'ho a disposizione, la stampo, quindi farò out println data e poi ad esempio virgola spazio nome dell'utente che avevo ricevuto. Quindi io ho scritto titolo del messaggio, data, nome dell'utente, mi rimane da scrivere il corpo. Per scrivere il corpo farò esattamente come prima, quindi metterò all'interno di un paragrafo, vado a stampare il valore di message body. Vedete? Minore percento uguale message body. Fine. Quindi caso fortunato, è andato tutto bene, ho passato tutti i controlli, track, scrivo. Avendo passato tutti i controlli, ho messo error a false. Quindi questo if lo salto completamente. Ok? Ecco perché lì c'era un if error. Lo salto completamente, morale della favola, non visualizzo più tutta questa roba che fa il form. Arrivo fino a qua. Chiudo semplicemente il documento. Ok? Quindi se va tutto bene, spostando quel flag a false, salto la creazione del form. Se invece qualcosa va male, devo crearlo. Ok? Quindi quando io entro nell'if, if error, c'è stato un errore. O è la prima volta che visualizzo il form o c'è stato un errore. Abbiamo capito come funziona la prima volta, proviamo a vedere che cosa succede quando c'è un errore. Okay? Quando c'è un errore, se voi guardate come ho fatto il controllo, avete visto che abbiamo fatto il controllo tutto assieme, no? C'erano quegli end. Allora, lì non abbiamo nessuna possibilità di capire chi è che ha causato l'errore. Sappiamo semplicemente che quella sequenza di end logici a un certo punto ha dato falso. Ok? Per capire dove mettere l'errore dobbiamo andare a capire quale delle tre parti ha dato errore. Ok? Ecco che quindi in pratica ripetiamo un po' i controlli campo per campo. Vedete che il primo controllo è sul nome utente, avevamo detto che il controllo doveva essere che il nome utente non sia vuoto. Infatti qua diciamo, se il nome utente è vuoto, vado ad aggiungere di fianco al campo di input uno span, che è un pezzettino di testo, che avrà colore rosso e dirà errore username mancante. Quindi ho preso la prima condizione del nostro if lassù, di quell'if che ci serviva per vedere se il messaggio era corretto, l'ho riapplicata andando a vedere se c'è un errore e se c'è un errore lo scrivo di fianco al campo che lo ha causato. Ok? Stessa cosa per il titolo. Per il titolo dovevo verificare due condizioni che danno due errori diversi. Uno, che sia presente. Due, che sia con lunghezza inferiore a 60 caratteri. Quindi, se il titolo non è null, quindi non è la prima volta, se è vuoto andrò a scrivere sempre con lo span di fianco errore titolo mancante. Se invece, ecco che qui c'è questo else if, allora se, no? E scrivere else if è uguale a scrivere se invece. Se invece il titolo ha una lunghezza maggiore di 60, allora l'errore è diverso, non è che manca il titolo ma è troppo lungo, quindi dovrò scrivere errore titolo troppo lungo. Ok? Quindi qui sono andato a prendere la condizione sul titolo, a spezzarla in due e a scrivere un errore diverso a seconda di quale delle due parti andava a identificare l'errore. Ok? In ultimo, sul campo del corpo del messaggio, stessa cosa. Quindi, se non è null, vado a verificare. Se è vuoto, dirò errore testo del messaggio mancante. Se invece il numero di parole, vedete che qua recupero quel words che avevo inizializzato prima, se il numero di parole è maggiore di 150 dirò no, ci sono troppe parole, ok? E quindi ho gestito tutti i casi possibili di errore. È chiaro? Ora vediamo che funziona e poi vediamo perché si chiama spaghetti code questa cosa qua. Allora, eccoci qua, la prima volta error era uguale a true, quindi sono arrivato sull'if, però tutti i campi sono null, quindi salto la segnalazione degli errori. Ecco che quindi ci viene il form pulito.
Ora, proviamo a non scrivere il nome utente. Facciamo invia, vedete che andiamo in errore perché non passiamo il controllo globale. E poi i singoli controllini si accorgono che l'errore è sullo username e in particolare è lo username mancante. Ed ecco che quindi ci appare l'errore segnalato nella posizione corretta. Se noi proviamo a mettere uno username, però allungare il titolo, allungare tantissimo in modo da cercare di andare oltre i 60 caratteri. Voilà, ormai dovremmo essere fuori, no? Se siamo fuori dai 60 caratteri ci dovrebbe venire scritto titolo troppo lungo. Ok? Quindi l'errore a questo punto è sul titolo. Se volete provare, la stessa cosa funziona, garantisco perché l'ho provato, sul messaggio. Provate a scrivere 150 caratteri, 150 parole e vedrete che dà errore, messaggio troppo lungo. Se invece non metto niente, ci dirà testo del messaggio mancante. Ok? Quindi così facendo abbiamo rispettato le specifiche. Abbiamo un form e abbiamo la sua validazione. Controlliamo che quel messaggio rispetti tutte le specifiche. Se le rispetta tutte, ad esempio perché c'è un titolo e tre parole, facciamo invia e otteniamo l'anteprima del messaggio con il titolo, la data, vedete 15/10/2012, 13:42, il nome dell'utente che era Uz in questo caso, scritto a caso, e il messaggio. Ok? Il form è sparito perché questa volta error è diventato false e quindi l'abbiamo saltato. Ora, questa roba qua, vedete, è già abbastanza complicata, pur essendo una paginetta banale di per sé, no? Non solo. Se noi riprendiamo Eclipse e andiamo a vedere il nostro codice, vedete che ha una caratteristica particolare. Noi abbiamo un controllo pulito, questo qua, ok? Qui è un controllo secco, il messaggio è corretto. Dopodiché, con quel controllo lì, non siamo in grado di accorgerci di quale tipo di errore si sia verificato e dove. Per cui avremo una serie di controllini vari sbrodolati in mezzo al codice che visualizza il form, ok? Ah, questa sbrodolatura si chiama spaghetti code, perché io sto sbrodolando come il sugo sugli spaghetti, sto sbrodolando il codice per accorgermi di quali parti non vanno, ok? E non solo, in pratica lo sto duplicando, perché controllare che lo username sia non vuoto, l'ho già fatto, perché lo devo rifare? Ok? Quindi sto sprecando in un certo senso risorse. Oltre a fare un'altra cosa, secondo voi è molto leggibile quel codice lì? Cioè, pur essendo documentato, pur essendoci dei commenti, è difficile da leggere, perché un pezzo di HTML si interrompe, un controllo si rinterrompe, un altro pezzo di HTML, divento pazzo a seguirlo. Ok? È molto complicato. Ecco perché a un certo punto si è capito che così non si poteva lavorare. Questo è un form semplice, e se avessi un form con 50 campi? E se avessi qualcosa di molto più complicato di un form? Non ne esco vivo. Cioè la possibilità di fare errori è 100% matematica, no? Ok, quindi questo non va bene, motivo per cui si è iniziato a lavorare col pattern MVC, ok? Pattern MVC, il professor Cono ve l'ha spiegato a lezione. L'idea della nostra esercitazione di oggi è, lo rivediamo naturalmente un pochettino, ma l'idea è quella di provare a prendere questo stesso identico problema e ad affrontarlo utilizzando il pattern MVC e vedere che in realtà le cose diventano molto più chiare, molto più semplici da gestire. Okay? Quindi riprendiamo lo stesso testo, stessi vincoli. Voi trovate sul sito, vi ho caricato quando sono arrivato il nuovo testo, vedete che il testo è uguale, c'è solo una riga aggiunta che dice utilizzando il paradigma di programmazione MVC si richiede, ok? Quindi esattamente come prima, ma in più abbiamo questa parola chiave MVC che ci rimbalza nelle orecchie. Che cosa vuol dire usare il paradigma MVC? Proviamo a prendere il nostro problema e rianalizzarlo sotto l'ottica di vista Model View Controller, ok?
Lo schema che vi faccio vedere lo avete anche sul sito, quindi ve lo potete scaricare. Ah, noi partiamo dal nostro foglio bianco. Abbiamo il nostro problema, come l'altra volta proviamo a analizzarlo. L'altra volta alla fine del nostro disegnino avevamo concluso che bastava una pagina sola. Ok? Questa volta diciamo no, una pagina sola è vero che basta, ma diventa un gran casino. Allora, facciamo un passo indietro e vediamo come deve essere fatta. Allora, noi partiremo intanto con le due pagine che sono esplicitamente citate, no? Quella che fa vedere il form e quella che controlla se i dati sono corretti. Utilizziamo la denominazione tipica di MVC, dove chi visualizza qualcosa, siano essi dei form per ricevere dei dati in ingresso o dei dati elaborati, si chiama view, chi controlla come vengono elaborati i dati si chiama controller. Il controller si identifica sempre perché il nome della pagina che implementa il controller inizia con do, ok? Do nel senso faccio, controllo qualcosa. Allora, vedete che le nostre due pagine, chi deve fare due pagine, una che visualizza un form, l'altra che controlla se il messaggio è corretto, si tradurranno in view post message, ad esempio, e do post message. View visualizza, do controlla. Ok? Allora, dato che do controlla, chi è che il primo che riceve una richiesta? Ovvero, dove finiranno le richieste dell'utente? Su chi controlla, non su chi visualizza. Ok? Allora, la prima richiesta, arriva qua, alla nostra do post message. E arriva senza parametri, esattamente come abbiamo fatto nell'esercitazione 1. No? Apriamo il browser, scriviamo l'indirizzo, parte una richiesta dal nostro browser senza parametri. La richiesta senza parametri arriverà al nostro controller che dovrà decidere che cosa fare. Ok? In particolare il controller si accorgerà che nella richiesta non ci sono parametri e dirà va bene, se non ci sono parametri devo delegare il controllo alla vista che si occupa di far vedere il form. Ok? Quindi prenderà la richiesta e dirà forward verso la view post message. Ok? E vedete quassù che sono apparsi due rettangoli stondati, uno si chiama message form bin, l'altro error bin. Quelli lì sono dei oggetti Java che vivono nella richiesta, in questo caso, quindi vivono dal momento in cui qua mi sono accorto che è arrivata una richiesta fino a quando ho finito di gestirla, e contengono al loro interno potenzialmente i dati che sono stati inseriti dall'utente ed eventuali errori. Quindi message form bin, dati inseriti dall'utente, vedete che il nome lo ricorda, message form, i dati che arrivano lì, bin per ricordarci che è un bin, error bin, eventuali errori in questi dati. Sappiamo che il controller è quello che si occupa di verificare la validità del messaggio, quindi sarà quello che si occuperà di segnalare o meno la presenza di errori. In questo primo giro, secondo voi, che cosa ha dentro il bin e che cosa il bin di messaggio, diciamo il bin del form? E che cosa ha dentro l'error bin? La risposta è niente, nessuno dei due. Ok? Perché niente? Beh, quando sono arrivati i parametri? Perché ci sono arrivato direttamente. E quindi dal form non avrò nessun parametro da rappresentare. Il bin verrà creato da Tomcat al momento opportuno, ma sarà vuoto. Errori non ce ne sono lo stesso. Perché non essendoci dati non possono esserci errori. Quindi di nuovo il bin di errore sarà creato da Tonker ma sarà vuoto. Quindi arriverò in una condizione per cui nella vista ho due bin vuoti più qualche cosa che mi segnala che in realtà questa è la prima volta che arrivo sulla vista. Ad esempio il fatto che entrambi siano vuoti. Se non ho dati e non ci sono errori, allora è la prima volta che ci arrivo. Se è la prima volta che arrivo lì sopra, che cosa fa la vista? Il suo lavoro, visualizza il form. Quindi la vista conterrà semplicemente il form, HTML. Visualizza il form come risultato ha una pagina HTML, quindi il risultato della view post message è una pagina HTML che contiene un form che torna indietro al browser del nostro utente, il nostro utente lo compila, inserisce nome utente,
titolo, corpo del messaggio, schiaccia invia, a quel punto abbiamo dei dati, ok? Quindi a quel punto ritorniamo come controllo dalla vista al controller. Il nostro browser invierà sempre i dati al controller. Ci saranno dei dati in post, come avevamo selezionato noi nella prima esercitazione. Dato che ci sono dei dati, anche qua ci saranno i nostri bin, no? E questi bin qua sono gli stessi, identici, stessa classe, vengono istanziati da Tomcat con la stessa modalità, quindi sono validi per questa richiesta che è arrivata, ma cosa hanno di differente? Hanno di differente che in questo qua avremo fatto in modo di inserire tutti i valori che sono arrivati via post, ok? Quindi message form bin sarà pieno a questo punto, error bin non ancora. Allora, con questo pieno il controller che cosa fa? Dice va bene, ho dei dati, controllo. Che controllo fa? Esattamente lo stesso che abbiamo fatto nella prima esercitazione, identico. Se il controllo va male, che cosa succede? Riscrive il form? No. Se il controllo va male, riempie il bin di errore, andando a far che cosa? A scrivere nome del campo uguale, ad esempio, nome del campo uguale errore avvenuto su quel campo. Ok? Potrebbe essere un esempio. Sempre in questa ipotetica situazione di errore, il controller, una volta che ha verificato i dati, segnalato gli errori, riempito il bin degli errori, ripassa il controllo indietro alla vista. Quindi dice, ok, ho fatto il mio lavoro, ho controllato i dati, ho riempito il bin di errore, ripasso il controllo indietro. La richiesta è una, quindi questa richiesta qua, arrivata qua, viene forwardata, per cui è ancora viva. Questo significa che questo bin che era pieno e questo che è stato riempito, quando arrivano qua, sono entrambi ancora pieni. Sono entrambi ancora pieni, quindi io qua ho la possibilità di andare a posizionare l'errore in corrispondenza del campo in cui si è verificato. Ok? Quindi la vista si occupa solo di visualizzare. Visualizzerà il form pulito se non ci sono errori, visualizzerà il form con gli errori se ci sono errori. Ok? Potrà utilizzare il message form bin per autocompilare i campi, come abbiamo fatto adesso. Se invece va tutto bene, allora dobbiamo uscire da questo circolo e andare avanti. Quindi se va tutto bene, faremo una forward ma verso una nuova pagina, che sarà la nostra pagina di preview. Ok? Allora qui, perché va meglio rispetto allo spaghetti code? Perché abbiamo tutti i pezzi ben divisi, ognuno ha il suo compito. La view post message farà semplicemente visualizzazione di form, quindi scrive un form ed eventualmente gli scrive di fianco errore, ok? Nulla di più. La do post message non scriverà mai nulla nella risposta, semplicemente controllerà se ci sono dati e se ce ne sono verifica se sono corretti, dopodiché decide dove smistare le richieste, se avanti o indietro. La message preview, di nuovo, non farà nessun calcolo, niente, prenderà il bin e lo visualizzerà sotto forma di stringhe di testo, ok? Quindi tutto molto più pulito. Ora, l'esercitazione di oggi, che potete iniziare a fare, però i tempi sono quello che sono, avete mezz'oretta, se non mi sbaglio, ce la si può fare. L'esercitazione di oggi è provare a implementare questa roba qua, quindi nuovo Dynamic Web Project, tre pagine, i nomi li sappiamo, dopodiché si tratta di smantellare la soluzione che avevamo fatto per il primo laboratorio e andare a inserire i pezzi giusti nel posto giusto, creando i bin che mancano, ok? Perché i bin non li abbiamo, quindi bisogna crearsi le due classi che rappresentano i bin e poi andare a recuperare i pezzetti di codice che abbiamo già pronti e scriverli nei posti giusti, ok? Dovreste avere già un esempio simile, che è quello che vi ha fatto il professore in aula e vi ha già pubblicato la soluzione sul sito, quindi se avete bisogno di riferimenti nel provare a risolvere l'esercizio, scaricatevi quella soluzione, ok? Noi giriamo in aula, dopodiché a valle della lezione di oggi
diciamo nel giro di un paio di giorni. Adesso devo valutare se un paio di giorni o dopo giovedì, perché la seconda squadra sarà giovedì, mercoledì, quindi giovedì diciamo, pubblico la soluzione così potete vedere come funziona. Ok? Avete delle domande, dubbi, non avete capito niente, volete che vi rispieghi? Sentitevi liberi adesso di fermarmi e chiedere, perché è il momento buono. Poi le cose se no si accumulano. Sì. I BIN? Sì, se servono solo all'inizio della prima richiesta. No. Allora, i BIN, quando vengono, la domanda era quando vengono creati i BIN e se servono solo alla prima richiesta? No. Allora, i BIN, quando una pagina usa un BIN, dichiara all'inizio con una direttiva use BIN, nome del BIN, nome dell'istanza. Tomcat, il server, quando vede una direttiva di questo tipo, crea il BIN, sempre. Ok? Quindi la, quando vengono creati i BIN, sempre. Sempre per tutte e tre le pagine. Quello che cambia è quando vengono riempiti. Cioè Tomcat li prende e li crea vuoti. Quando arrivo dalla prima richiesta, saranno vuoti. Ok? Se sono al primo giro e arrivo lassù, sono ancora vuoti. E la richiesta finisce lì. Viene visualizzato il form, l'utente lo compila, parte una nuova richiesta. Parte una nuova richiesta con dei dati, qua avrò scritto una direttiva set asterisco che prende tutti i dati della richiesta e li mette dentro il BIN corrispondente. Morale della favola, la seconda richiesta, Tomcat crea di nuovo le due istanze di BIN, ma quella set property asterisco sulla direttiva riempie l'istanza relativa ai dati del form. Se tutto è giusto al primo colpo sono vuoti, rimangono sempre vuoti. In realtà il primo colpo non potrà mai essere tutto giusto. Perché? Perché se arrivo di qua, scrivo l'URL della pagina, ma non scrivo mica i dati del form. Quindi non sarà mai giusto il primo colpo. Il primo colpo vuol dire comunque fare un giro dalla view post message. Ok? Ma comunque rimangono vuoti. No. Rimangono vuoti quando arrivo qua. Vado su, visualizzo il form, l'utente li riempie, quindi questo qua, questo punto è pieno di dati validi. Quindi passa i controlli e va avanti, ma lui è pieno. Solo l'error BIN rimane vuoto, ok? Per ogni pagina c'è un'istanza di BIN. Tutte e due saranno sempre di questa classe qua, istanze della classe MessageForm BIN. Il fatto che l'istanza sia valida o non valida, piena o non piena, dipende da qual è stato il percorso di arrivo, ok? È chiaro? Ci sono altre domande? Sì, sì. No, c'è scritto lì, forward. No, la forward ha la caratteristica proprio, la JSP forward, è un costrutto JSP che passa il controllo della gestione della richiesta. Di fatto che cosa succede? Che la richiesta non è ancora stata rilasciata dal server. Il server riceve una richiesta, la passa al controller, il controller fa qualcosa, poi dice ok, io ho finito di trattare la richiesta, ma non buttarla via, passa la gestione, quindi forward della gestione, alla pagina view post message. Allora, il contesto in cui queste istanze sono vive esiste ancora quando io arrivo alla view post message. Muore qua, in questo punto qua muore, perché questa freccia qua non è un collegamento, ma è l'utente che ha scritto qualcosa, ok? Quindi i BIN da qua sono vivi fino a qua oppure sono vivi fino a qui. Perché per muovermi dalla pagina controller, quella rossa, a una delle due viste che sono verdi, passo con una forward. La forward dice mantieni viva la richiesta, tienila lì. Che significa che questi BIN sono ancora validi quando arrivo qua. Ok? Sono BIN di richiesta, quindi muore la richiesta, finisce il BIN. Ok. Altre domande? Nessuna? Beh, se non c'è nessuna domanda iniziate a lavorare e se avete problemi chiedete, noi siamo qua che giriamo, quindi l'idea è proprio di far saltare fuori i problemi ed eventualmente risolverli.